Cari amici, siamo in collegamento con Alessandro Maiorano che si trova a Montemorello. Ecco Alessandro, tu ci hai chiamato per comunicarci qualcosa riguardo il PM Luca Turco. Prima di dirci la tua nuova iniziativa, è bene chiarire chi è il PM Luca Turco e perché tu stai muovendo questa nuova iniziativa. PM Luca Turco è praticamente il PM che dal 2012 ha sui suoi tavoli tutte le nostre denunce relative a Renzi e a Nardella e sistematicamente il PM Luca Turco apre modelli, apre fascicoli penali con modello 45 e non 21, cioè con ipotesi di reato e invece non con indagini. Mi tiene in purgo per 6 mesi, un anno, dopodiché stonfa sempre la solita parolina, cioè archiviazione. In tutti questi anni, nonostante che abbiamo messo per sotto la taormina molti e molti chili di materiale cartaceo comprovante che Renzi e Nardella e Giglio Magico sono una banda di criminali, sistematicamente il PM Luca Turco archivia tutto. Ma non archivia nel momento in cui gli arriva una lettera anonima dove si parla di timbrature non fatte al Comune di Firenze da parte mia, fa fare 680 pagine al sottoscritto e dopo un po' di tempo mi viene notificato persino dalla Questura il segreto di Stato sulla mia persona. Quindi in modo molto velato ci stai dicendo che è una specie di ricatto, cioè ti fanno delle indagini proprio per bloccare le tue indagini verso Renzi e comunque il Giglio Magico, comunque qualsiasi Io cosa che riguardano loro? non lo so per quale motivo fa tutto questo, la mia idea, ma questo l'ho messo oggi per iscritto e se volete sono una trentina di righe, ve lo leggo così i telespettatori, i radioascoltatori, le persone sul web capiranno perfettamente di cosa sto parlando. Ecco, prima di leggercelo però, una cosa importante che tu ci hai comunicato è quella della solidarietà da parte della Guardia di Finanza. Ecco, Assolutamente. cioè, puoi dirci nello specifico cosa ti hanno detto quando tu ti presenti negli uffici a dire ma io ho un monte di documentazioni e invece... La Guardia di Finanza anche oggi mi ha praticamente detto che ho ragione, mi ha detto i finanzieri, non i ciabattini, i finanzieri, che tutto quello che ho portato era corroborante di prove, loro fanno le indagini, poi le indagini finiscono sempre sui tavoli dei PM e lì poi se ne perdono le tracce. La Guardia di Finanza mi ha detto che conoscono benissimo tutta la vicenda e che onestamente forse qualcuno dovrebbe andare a fondo, anche perché mi ha detto che i finanzieri, se lei avesse sparato cavolate o calunnie, credo che tutto quello che lei ha denunciato non fosse stato vero, lei sarebbe già in galera. E La Guardia certo. di Finanza mi ha dato la sua solidarietà, ma non solo questo. Praticamente io ho fatto questa denuncia, questo esposto, per un semplice motivo: fare in modo che il CSM, la magistratura, non dia più fascicoli al PM Luca Turco, sia in merito se io sono parte offesa, sia in merito io possa essere indagato. Il PM Luca Turco non deve avere più sui suoi tavoli le denunce di Alessandro Maiorano, dell'avvocato Taormina. E se permettete, visto che ho qui la denuncia, ve la posso leggere così vi toglierò ogni dubbio. Ok. Praticamente la Guardia di Finanza ha scritto questo: Procura della Repubblica di Genova, Ministero di La giustizia onorevole buona fede e per conoscenza al CSM, eccetera, 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 oggetto esposto. Io sottoscritto. Questo che allego è la centesima richiesta di archiviazione fatta dal PM fiorentino Luca Turco, e ho allegato la centesima archiviazione. In merito a tutte le denunce
hanno sommerso a tutte le decine e decine di denunce con prove che insieme al mio avvocato professor Carlo Taormina abbiamo messo sul tavolo del PM in relazione a Renzi, Nardella e tutto il Ciglio Maggio Fiorentino. Dall'inizio di questa vicenda, 2011-2012, ad oggi, dove con l'avvocato Taormina abbiamo portato all'attenzione dei PM fatture, assegni, registrazioni telefoniche, fatture false e tanto altro, il modus operandi del PM Turco è sempre stato quello di indifferenza, quasi fastidio nei miei confronti. L'apertura dei fascicoli penali sempre con modello 45, nonostante ci fossero prove, e dopo 6-10 mesi sempre la stessa nenia, archiviazione, punto. Ma com'è possibile tutto questo? Quando in verità il PM Turco non indaga mai su Renzi e Nardella, ma gli basta una lettera anonima arrivatagli contro il sottoscritto Alessandro Maiorano per fare penso 180 pagine di indagini in merito a due presunte timbrature non fatte al comune di Firenze, manco fosse una questione di Stato, punto. E come mai sempre ogni mia denuncia finisce sempre sul tavolo del PM Turco? Che il PM sia in malafede verso la mia persona è palese, ma oggi chiedo al Ministro della Giustizia, onorevole Bonafede, il quale mi conosce bene e conosce tutti i miei sforzi in relazione alla mia giusta battaglia per far emergere il marchio che a Firenze oramai è vivo dentro il Ciglio Magico, piccola, faccia fare un'ispezione alla Procura di Firenze e chiedo inoltre alla Procura di Genova che indaghi su tutte le denunce da me presentate dall'avvocato Taormina. Non è più giustificabile che ogni volta che io denuncio sempre si archivi, ma ogni volta il denunciato sono io, sistematicamente si fanno indagini a tappeto, manco fossi Totorrina. Così come vorrei capire le motivazioni per le quali sulla mia testa, apro parentesi, come si legge nell'atto pervenuto dalla questura, chiusa parentesi, io sarei oggetto di vari codici e articoli che riportano il segreto di Stato sulla mia persona, così come vorrei capire, nonostante l'azione penale sia obbligatoria dei PM che ricevono denunce firmate. Questo a quanto vedo non riguarderebbe il solerte ma distratto PM Luca Turco. E concludo, chiedo di essere avvisato in caso di eventuali comunicazioni attraverso il mio avvocato, professor Carlo Taormina, con studio eccetera eccetera, e che più nessun fascicolo riguardante la mia persona, sia come parte offesa, sia come indagato, sia affidato al PM Turco. E ho firmato aggiungendo 21 pagine in allegato. Ok. Quindi questa è una ghiottissima occasione per il governo, in questo caso rappresentato dal ministro Bonafede, per far vedere se è dalla parte del popolo e quindi della giustizia, oppure se continueranno a far finta di nulla nei confronti del fortino della magistratura fiorentina che, ricordiamolo, l'avvocato Marra ha definito orribilmente massonica. Ti ringraziamo Alessandro, buona serata. Arrivederci, ciao. A tutti.